deve essere giudicata da nessun altro se non in qualche modo da se stesso. E quindi, ringraziando tantissimo Marco Benelli, io vorrei adesso l'intervento di Nina e le cedo il microfono. Grazie Claudia, sono molto contenta di essere qui e ringrazio anche del titolo di Presidente Onoraria. Mi hai comandato qui e lo voglio già dire e ringraziare adesso. E quindi io lo prendo veramente non solo come un titolo, io più che altro vorrei essere una militante, come sempre sono stata e come lo sono dappertutto e per tutto quello che io ritengo che i radicali nella grande liberalità che cercano di fare, accorgersi delle necessità dei cittadini, di quelli che cercano libertà, giustizia e legalità. Ora, l'antiproibizionismo io lo vorrei iniziare per quelle persone che sono indagate, sono state giudicate. Io ho proprio sotto mano due persone che in modo particolare sono state non solo indagate ma anche giudicate. Una persona di questi due andrà in Cassazione, è stata depositata la sentenza dove viene giudicata e gli è stata inflitta la pena di 2 anni e 8 mesi. È un reato per me assurdo, perché io credo che quello che gli hanno trovato a casa è stato giudicato di troppa di troppa mole. Lui aveva autocoltivato la sostanza, la marijuana, la cannabis, e lo aveva naturalmente conservato poi in dei recipienti dove poi lui usava, ma lui è un professionista e gli serviva veramente per una grave malattia ed è l'epilessia, ed è stato curato molto bene in questa maniera. Ora questa persona non ha più questa possibilità e va in giro con altri medicinali. E naturalmente il suo modo di vivere, il suo poter essere professionista come prima, naturalmente ci soffre in qualche maniera. Io non so fino a che punto, non lo conosco personalmente di viso, però ci siamo scambiate le mail. Io spero che in Cassazione il giudizio cambi. Ho poca fiducia. Lui ha scelto, è stato anche presente quella volta nella nostra manifestazione davanti a Montecitorio, sì. E ha scelto lì poi un avvocato che lo aiuterà adesso in questa vicenda. C'è un'altra persona di cui ti avevo già parlato, che è un carissimo amico, anche giovane, papà di 2 bambini. Lui è stato sequestrato dalla sua piantagione, che è fatta in casa, veramente in molta discrezione, ed è stato giudicato per direttissima e lui adesso gira in tasca un medicinale molto forte, come si dice, quello lui ha la cefalea a grappolo molto forte, molto molto forte, sì, che una volta era, come si dice, morfina, sì. Farmaco a base di morfina. Sì, sì, è proprio morfina della propria. Perché per lui poi questo è terribile, perché gli supera non riesce tante volte a dosarla in modo giusto. E quindi io credo che se
vogliamo lottare, io prima di tutto, come lo fa anche già l'associazione Luca Coscioni, per l'autocoltivazione e per appunto l'utilizzo personale per curarsi, come tanti altre persone lo fanno. Ora, io credo che per un fatto ludico, io credo che anche le sigarette servono per questo, però le sigarette si fumano molto di più, sono molto più dannose perché ci introduciamo poi talmente tante altre sostanze che ci portano veramente a morte, e sono 70.000 ogni anno che muoiono proprio per le sostanze che hanno introdotto attraverso le sigarette. Io credo che la cannabis non si fumi, una la spegni, una accendi, una spegni, una accendi. Sarà veramente... La lasci nel porto cenere a finire, no? No, questo non si fa con la cannabis. Insomma, si dosa veramente il minimo di quello che ti serve per essere rilassato o per affrontare certe cose. Oppure ci possono essere anche persone che se la fanno con un decotto, perché non fumano. Certo. Oppure si fanno i biscotti, quando se lo mettono nel minestrone, che ne so io. Io sì. Io Gucci, lui mi sa già fare i biscotti, sì, era ieri. Non fumava, non fumava sigarette nemmeno, e quindi malato di spesso. Povero Pino, non c'è più, no. Però non è morto per la cannabis. Una serie della battaglia della cannabis. Sì, era una, era un lottante, un nostro militante veramente molto forte. Ecco, poi oltre a dire questo della non pericolosità così efferrata come le sigarette, quindi credo che io possa anche dire togliere alla criminalità tanta ricchezza e usare, prendere questa ricchezza incorporandola veramente nello Stato, io credo, non so adesso quanto ci guadagni ogni anno la mafia, le mafie, che poi sono sparse dal nord al sud, dal sud al nord, est a ovest, che vanno all'estero, e, insomma c'è veramente un commercio mondiale, ma io credo che prima, Claudia, avevi parlato del monopolio come da in Uruguay, sì. Ma io credo che si potrebbe almeno cominciare in Italia. Abbiamo a Rovigo le piantagioni che poi vengono buttate. Io non ho capito per quale motivo si devono buttare queste ricchezze. Facciamo l'estratto, facciamo i medicinali in Italia intanto, tanto cominciamo con quello. E avevo saputo che poi certo che erano proprio i militari, la medicina, ecco, ti chiedo poi la spiegazione, che possa essere veramente anche provato sulle persone, sulle varie malattie, che ci siano neurologi, che vengano non soltanto neurologi militari, ma anche neurologi del Servizio Sanitario Nazionale, che vengano formati in queste cose, che poi vengano provate anche su varie malattie. C'era anche una malata, una signora di Milano, che mi aveva contattato e, attraverso l'associazione Luca Coscioni, lei aveva scritto la sua storia lì, però continua ancora, adesso per parecchio tempo non la sento, ma ci sono difficoltà tante volte con le prescrizioni. E se c'è un medico che lo prescrive, come quel malato, il secondo malato di cui parlavo con la cefalea a grappolo, il suo medico neurologo glielo prescrive, ma l'ospedale non glielo dà perché costa troppo. Adesso che cosa deve fare? Lui ha una famiglia, il suo budget casalingo non è a quel livello che lui si può permettere €600 al mese per comprarsi il medicinale. E quindi siamo veramente in
difficoltà per questo. E qui chiederei anche al signor dottor professor Serpelloni di farci un pensiero. Bisogna assolutamente già cominciare a pensare a un cambio di questa legge, e credo che proprio tutte le medicine fanno male, tutte le medicine hanno qualche cosa che possa far male a questo o a quello. Su un giardino c'è scritto di tutto e di più. Quindi io credo che la cannabis usata in modo come dire, limitato, anche ludico, perché no? Perché le sigarette, è proprio l'abuso delle sigarette è quello che fa male. Se io uso anche la cannabis in modo equilibrato, io credo che è la persona che deve essere responsabile, e la responsabilità non deve essere di chi fa le leggi e proibisce. Le leggi non possono essere proibitive, sono i cittadini che devono essere messi e formati ad essere fiduciosi verso una legge, e chi fa le leggi deve avere fiducia nei cittadini, perché non credo che la nostra coscienza deve essere formata da chi sta facendo le leggi, perché quelli che fanno le leggi tante volte sono proprio i primi a, con le loro imposizioni, a sbagliare e a non far progredire la vera libertà, la nostra vera libertà di coscienza. E credo che, ecco, sì, voglio dire un'altra cosa. Io l'altro giorno sono stata a Firenze in un consesso di medici. All'Ordine dei Medici è stato presentato il libro curato da Gianni Baldini, avvocato, e la giornalista Monica Soldano. C'era il professor Donzelli che ha scritto un libro di poesie. Io adesso non ricordo, ce l'ho sul cellulare il titolo, ma sono poesie che vanno bene per i medici, dove le difficoltà vengono messe in poesia, perché lui stesso diceva: le cose etiche, dandole così in pasto a tutti, ai cittadini in modo crudo, tante volte fanno impatto, si discute, si litiga e alla fine non c'è nulla. Invece prendendo queste tematiche, sia per l'eutanasia, sia per le scelte di fine vita, qualsiasi siano, sia anche per la cannabis, direi io, quindi le tematiche antiproibizioniste, fatte in modo ludico, anche con una pièce teatrale. Chi ha talento, io chiederei di tirar fuori qualche cosa dal suo cilindro. Io ultimamente ho visto una pièce teatrale sull'eutanasia ed era bellissima, Quattro sorelle, ed è stata presentata nel teatro Mille Lire. Al 17° municipio, quindi lì verso Piazzale degli Eroi, da quelle parti. Ed erano, pensate un po', le attrici erano medici rianimatori che davano la loro capacità di arte anche in questa interpretazione. Insomma, era una commedia sull'eutanasia. Anche sulla morte si può essere ironici, ed era veramente fatto molto bene, e le cose venivano chiamate col vero nome, e le persone che erano presenti o si commuovevano, oppure c'era anche possibilità di ridere, e non soltanto di sorridere, ed era veramente una cosa molto interessante, carina. E io credo anche sulla cannabis,
si potrebbe fare una cosa del genere. Peccato che non ho tempo, peccato che non c'è più Piero. Lui avrebbe sicuramente fatto qualcosa, ne sono sicura. Sono felice di vedere. Grazie, grazie a voi. E, ecco, io mi taccio, mi scuso perché i miei interventi non possono essere diversi di così, perché non ho una grande infarinatura anche sulle cose. Grazie. Un intervento molto importante, questo è una cosa che mi piace tanto in te, che unisci l'intelligenza al cuore, perché l'intelligenza senza cuore, sai, sì, può essere tante volte interessante, però non è utile, perché se non c'è la passione poi si va avanti, voglio dire, della nostra carriera personale, però non si fa andare avanti le idee soprattutto. Grazie Claudio, arriva l'autodeterminazione e la libertà. Certo, tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo, io devo dire che siamo in serie, che va detto pubblicamente, non è che uno può nascondersi, però abbiamo anche una diretta in corso, per cui magari siamo anche di più, c'è tutto, e poi vabbè, accettiamo la cosa, che è importante è che magari il prossimo anno riusciamo a essere in 600, perché l'importante è quello che è stata di rifondarla e di cominciare, se anche l'inizio è così, però molto probabilmente, secondo me, se siamo in grado di fare un buon lavoro, cresceremo e diventeremo tantissimi di più. Devo dire due o tre cose. Allora, una è la risposta a Nina. Prima cosa, quanto guadagnano le mafie? È stata fatta una stima da SOS Impresa, la Rete Saviano l'altro giorno nel corso della presentazione del rapporto sul narcotraffico, si parla di 140 miliardi in Italia. Ora, di questi 140 miliardi, dice, quanti derivano dal narcotraffico? Sì, è una manovra economica di un paese intero, anzi di più. Cioè, quanti di questi derivano dal narcotraffico? Essendo fenomeni clandestini, nessuno sa misurarlo con esattezza, però le stime di chi si occupa di queste cose e cerca di risalire attraverso vari indicatori, non è facile, le percentuali si va dal 60 all'80% del guadagno delle mafie sta nel narcotraffico. Poi c'è la prostituzione, persone a parte, perché poi soldi nel narcotraffico sono stati investiti in produzione della politica, e quindi poi c'è tutto il business dei più tossici, ci sono una vasta serie di altre attività. Però dal narcotraffico le stime, diciamo, più al di basso danno intorno al 60%, e quindi di questi 140 miliardi è sempre comunque una gran bella fetta che, oltre a farli guadagnare a loro, non li incassiamo come tasse, oltre a spendere per precipitare poi non certificati di narcotrafficanti, ma i piccoli consumatori disgraziati. E rispetto al fatto di Rovigo, ne so parecchio, perché proprio, diciamo, che l'incontro fra il centro di Rovigo, è un centro di canapicoltura, è un centro di studi sulla canapicoltura fino ai tempi del fascismo, che però non è stato mai dismesso, ha continuato ad operare negli anni, e quindi appunto si studiano le selezioni protomediche della canapa, anche oltre ad altre applicazioni, e addirittura il Ministero della Salute olandese, che fa i farmaci a base di cannabis, direttamente il Ministero che li produce, e poi arrivano anche da noi come Petrocan, eccetera, ha preso degli esemi anche da loro. Che loro studiano proprio per ogni malattia la genetica specifica della pianta, che deve contenere un tot per cento di THC, un altro tot per cento di altri principi attivi che contiene la pianta, e quindi questa, diciamo, sinergia che si è creata, che è venuta fuori, diciamo, e che adesso appunto vi illustro qual è il progetto, è nata durante il convegno di Firenze che ho organizzato io nel 2009, e quindi è bene che magari si veda da sé, perché si aspetta che diranno quegli altri. Non c'è una tragedia, allora, prima che qualcuno dica l'ho organizzato io, il premio è mio, no, no. Nel 2009 ho organizzato un convegno a Firenze sulla cannabis terapeutica, ho invitato appunto il dottor Giampaolo Grassi, che è il direttore di questo istituto, e che ho conosciuto attraverso Stefano Valvo, che è un malato che si occupa da anni di questa battaglia, e a quel convegno ha anche invitato diverse, a parte l'avvocato dell'associazione Cocoscioni, ma anche personalità politiche, anche del centrodestra, è venuto allora il deputato Saia, e lì sono venuti anche pazienti e pazienti, De Luca Coscioni, altre associazioni di malati, che adesso mi sfuggono i nomi, però lì si è creato un attimo questo collegamento, e da lì è scaturita l'idea, che poi è diventato un ordine del giorno al Senato lì per Luca Coletti, sulla possibilità di mettere in collegamento le coltivazioni di Rovigo con l'Istituto Ambasciato Toscano, e quindi di poter produrre, c'è meglio che l'Istituto Militare,
meglio che rispondere in Italia, c'è più sicurezza di lì, non uscirà sicuramente sotto forma di droga venduta illegalmente, no? Più garanzie dell'esercito, chi te le può dare? Infatti noi no, su questo no, non esprimiamo dubbi, assolutamente, assolutamente. Però da lì nasce questa idea e da lì poi infatti è nato il progetto che è questo qua, dove tiene il giorno al Senato, anche ripetuto durante la votazione che c'è stata il Consiglio regionale toscano sulla legge di attuazione sulla cannabis terapeutica, perché la cannabis è tabella delle sostanze terapeutiche dal 2007, c'è la visita di Liga Turco prima che il governo Prodi cadesse, e quindi quando vengono a dire ma non si sa ancora se fa bene, se fa male, se non farmaco, no, è legge dello Stato che la cannabis è terapeutica, quindi questa è una legge dello Stato perché sta in una tabella del Ministero della Salute, e quindi è legge dello Stato a tutti gli effetti, si può dire regolamento, ma insomma comunque è legge dello Stato a tutti gli effetti. E quindi non c'è più da discutere sul fatto se faccia bene o male, se possa essere una medicina, questo potrebbe, però finché non l'ha, nel senso che ancora oggi i malati, disgraziati, tocca coltivarsela perché non hanno accesso ai farmaci. Io penso che una battaglia sulla cannabis terapeutica sia più una battaglia che riguarda la libertà di accesso ai farmaci, e quando si parla di autocoltivazione è la libertà di autocura e autoterapia. E credo che esuli un po' dal discorso antiproibizionista, se no nel senso che il proibizionismo infierisce fino al punto di negarti pure l'accesso ai farmaci. E penso che sia una battaglia che l'associazione Loro Coscioni ha, diciamo, tutte le carte di regole che sua funzione svolgere quella sulla cannabis terapeutica, secondo me, pur con tutta la collaborazione, pur con tutta la collaborazione dell'ARA. Un'altra cosa che volevo aggiungere, perché me lo chiedono dalla chat di Libri di TV, mi hanno chiesto le coordinate bancarie per iscriversi. Io al momento sto dando le coordinate bancarie di una carta prepagata, non è quello del mio conto, perché Davide mi ha chiesto ma come mai sono diverse queste coordinate da quelle che ho usato gli altri anni, perché gli altri anni facevo attraverso il mio conto, quest'anno c'è una carta prepagata che al momento ho dedicato a raccogliere i fondi, tra l'altro anche per questa assemblea di stamani avevo chiesto su Facebook già 15 giorni fa perché fossero versati dei contributi. Io sono andato delle mattine in banca, al momento non è arrivato nemmeno un euro, comunque non è detto che non arrivino, e ho messo le coordinate in chat, mi si chiede qual è l'IBAN, qual è lo switch, io non ho un'idea, io so che è scritto così tutto di seguito e credo che le prime 5 cifre lettere siano attinenti al paese, al codice europeo, e che il resto sia l'IBAN, questo mi risulta a me, però magari sbaglio, ma al momento non so dare informazioni di più, so che questa è come si scrive tutta di seguito e l'ho messa in chat per chiunque volesse versare, e poi dopo vedremo un po'. E anche volevo aggiungere che di mia iniziativa, perché al momento non ho ancora tesoriere, finché non lo candido, non lo leggiamo, non diciamo che, non, che sono io che compongo l'assemblea, che la presiedo e che decido, avrei pensato di aumentare la quota di iscrizione che era di 30 euro, ma era di 10 per chi si iscriveva, per chi aveva già iscritto anche altri soggetti radicali. Ho pensato che diciamo, l'associazione ha bisogno di più energia per andare avanti, e quindi la quota è stata portata per tutti a 25 euro, poi se eventualmente il tesoriere vuole fare il diversamento, dovrà proporre modifiche, poi abbiamo tutto il tempo di discuterne poi anche nel corso dell'anno. Io vorrei, e spero che poi me lo voterete, che la quota rimanesse a 25, perché già abbiamo cominciato a raccogliere le iscrizioni, andiamo per prima, quindi è bene che rimanga così, e poi insomma vabbè, se qualcuno ha qualcosa da dire che si esprima e che mi contesti pure. E adesso è iscritto a parlare Vincenzo Vitulli, ci do un attimo al mio posto così può venire. Grazie. Quindi se usi questo microfono, perché usando questo sulla web, no, grazie. No, va benissimo questo. Portato due punti. Allora io ringrazio Claudia per la possibilità di parlare, ringrazio il presidente dell'assemblea, ringrazio chi ci segue da Liberi TV. Allora io vorrei iniziare sottolineando l'ovvio e vorrei ripetere un'ovvietà, che è quello che i fenomeni sociali che lo Stato non riesce a controllare ricevono da sempre una risposta repressiva, penale e quindi carceraria. L'abbiamo visto con l'aborto negli anni 70, lo stiamo vedendo con l'eutanasia, lo stiamo vedendo con la legge 40, la fondazione assistita, e lo vediamo da tanti anni con la droga. Ora, riguardo l'intervento di Claudia, di Nina e di Marco Berelli, non vorrei continuare a sottolineare che si tratta di un diritto soggettivo
all'autodeterminazione, che degli effetti della criminalizzazione del fenomeno riguardo gli introiti della malavita. A proposito, quando hai dato il dato del 60% sugli introiti sui 140 miliardi l'anno, c'è da dire che quel 60% andando al ribasso sono il cash, sono il contante della malavita, che reinveste negli appalti, in altri traffici. Quindi chi è imprenditore lo sa che il cash è la cosa più importante, quando ce l'ho subito in mano posso subito investire. Quindi tagliare gli introiti soltanto relativi al narcotraffico significherebbe tagliare il cash della malavita. Ora, poi possiamo parlare della valenza tossica, se è davvero la marijuana nel caso delle droghe leggere faccia male o no, ma sono discorsi che, voglio dire, se siamo qui è perché è un'analisi che abbiamo già fatto, quindi non vorrei ripetere sempre le stesse cose, come hai detto, che poi tu le hai ripetute talmente tante volte, le hai detto, che non è il caso di ripetere. Io vorrei portare invece la mia testimonianza. Io sono un avvocato penalista, sugli effetti che questa legge assurda, che è una legge assurda, la 309 del 90, novellata, quella che chiamano tutti i fini giovanati, comporta. Una legge che già parte nell'iter giudiziario, sappiamo che è stato sollevato una questione di incostituzionalità rispetto alla legge, perché faceva parte di un decreto omnibus, quest'altra follia che si è creata nel mondo dello Stato del diritto italiano, di fare decreti omnibus dove c'entra tutto di più. Quello era nel caso era le Olimpiadi del 2006, le Olimpiadi Internali. Hanno messo una nuova normativa sulla droga, è stata convertita in legge nel 2006, la legge 49 del 2006, e quindi è stata sollevata anche la questione di incostituzionalità. Quindi già parte così questa legge. Io posso dire, lavorando purtroppo quasi quotidianamente con questa legge, che è un'assurdità in alcuni articoli, innanzitutto per le pene. Le pene sono altissime, nel caso del presunto spaccio si parte da 6 anni, dai 6 ai 20 anni. Questo comporta tutta una serie di problematiche all'interno del sistema, cioè non è soltanto una legge in sé che va contro il diritto soggettivo, ma è una legge che nel sistema italiano incide in maniera devastante. Ha degli effetti devastanti se pensiamo all'incidenza dei condannati e degli imputati per le violazioni specifiche della legge della fini giovanati nella popolazione carceraria, che al 2011 il 40%, il 40% dei 70.000 carcerati che abbiamo in Italia sono condannati specificatamente per la fini giovanati. Un'incidenza che aumenta se pensiamo ai reati correlati alla condizione del possesso dipendente, che non entrano nella statistica dei condannati per droga. Il secondo per il reato per cui si entra più spesso in carcere è proprio la violazione della fini giovanati. In seconda istanza c'è la rapina. Molte delle rapine commesse sono per lo stato di tossicodipendenza e non rientrano nel conteggio del reato per droga. Quindi è una legge che dice di per sé criminogena e carcerogena. Il combinato disposto con questa legge, però, con le altre leggi che abbiamo, carcerogena anche perché vediamo da anni di una politica proibizionista non solo sulle droghe, ma con il problema della sicurezza con cui ci hanno macellato nell'ultima legislatura, il problema di cercare di controllare dei fenomeni quali l'immigrazione, il lavoro degli immigrati, il problema del permesso di soggiorno, sono tutte forze che vengono date alla malavita, questa gente qui, tutta gente che, come abbiamo detto prima, per questione di denaro è la spesa più fa in modo più facile per riuscire a prendere del denaro, si buttano nel problema del narcotraffico. Dicevo, il combinato disposto di questa legge con la legge per esempio sulla recidiva, grazie al cielo il mese scorso nel 15 novembre il Consiglio Costituzionale si è espresso sull'incostituzionalità della legge sulla recidiva per i tossicodipendenti. Bene, fino al mese scorso succedeva che la recidiva è quando si compie sempre lo stesso reato in un periodo di determinato periodo di tempo. Succedeva che non si potevano applicare le attenuanti generiche a chi era recidivo sulla droga. Questo significa che se qualcuno era già stato condannato, e di solito chi si droga non è che lo fa una volta, lo fa più di una volta, anche se veniva fermato con un minimo quantitativo di droga in tasca, non poteva esserci il quinto comma dell'articolo 73, quindi la lieve entità, e si partiva direttamente dai 6 anni di carcere.
anche per un grammo di sostanza preso per la strada fuori da una discoteca. Si fa, quando si parte da 6 anni significa che non c'è l'affidamento, non puoi chiedere la sospensione della legge, cioè si va direttamente in carcere. Questo è un altro effetto allucinante della legge Fingiona. Poi potrei portare degli esempi proprio di clienti, cose almeno a me successe. Per esempio, anche quando si dice, c'è l'articolo 75 della 309, che la legge che è quello che non è reato penale, ma è reato amministrativo, l'illecito amministrativo, che viene detto alle persone, ma vabbè, ho preso un 75. Quell'articolo 75 ha degli effetti sulle persone, non è una multa. Cioè, significa, c'è tutto un iter che viene fermato, che è andato al laboratorio, quello che sai, quello che arriva a casa, il laboratorio ti dice che sei stato fermato con un tot THC, con un tot cocaina, con un tot eroina. Vieni mandato dal pretore, dal SIDA. Sì, vieni portato dal pretore che ti fa un super cazziatore istantaneo, che ti capisce se sei tossicodipendente oppure no, ma ti può togliere la patente fino a un anno, ti può mandare al CERT a fare i controlli. Tutto questo succede quando vieni fermato anche con un grammo di marijuana in tasca e soprattutto con i tempi della giustizia che prende anche in questo ambito, che non è soltanto del tribunale, vieni chiamato dopo anni. A me è successa una cosa molto simpatica, cioè un vecchio amico fu fermato con della marijuana in tasca, aveva 28 anni e gli fece il 75, fu chiamato al colloquio dopo 6 anni. Lui nel frattempo era diventato notaio, aveva fatto 2 figli ed era uno dei più stimati notai della città. E lui mi disse, mi vuoi accompagnare a fare il colloquio per piacere, no, giusto per andarci, così voglio un avvocato, anche se proprio essendo notaio di diritto ne sapevo più di me. Siamo andati insieme ed è stato divertente vedere il notaio, buongiorno, a cosa devo? Cosa devo? C'è il colloquio, qui dice che sono tossico. Ed è finita così, con un saluto. Scusi. Lasciamo le mani. Questo perché era notario, perché il povero sfigato di 19 anni che viene chiamato non ha questo trattamento, viene di default, gli viene tolta la patente e viene mandato dal CERT anche per la marijuana, viene mandato in mezzo ai tossicodipendenti. Quindi sono cose che uno si misura tutti i giorni e non sai cosa rispondere alle persone che ti chiedono, ma davvero io devo andare al CERT a fare la DP perché mi sono fatto una canna a 19 anni e adesso ne ho 29? Sì. Ora, poi un altro esempio, questo è abbastanza molto meno divertente purtroppo, c'è una sostanza che si chiama, che è tabellata, che si chiama GBL, è la droga dello stupro, viene? Non ho capito. La droga dello stupro viene chiamata così. Ora, questa sostanza qui è un solvente per cerchioni delle macchine. Ora, io con questa cosa ho scoperto che c'è gente che si lava i cerchioni delle macchine, cosa che non sapevo si potesse fare o si dovesse fare, e c'è altra gente che ha capito che sniffando questo composto per un paio d'ore si perde la testa. Ora, si è sparso questo in alcuni ambienti, quegli ambienti, da quanto ho potuto vedere nei casi, ambienti di scambisti, ambienti dove quelli promiscui sessualmente, diciamo, c'è gente che si tira due cose di questo e fa quello che vuole fare. Cos'è loro, dentro le loro case. Ora, questa sostanza è un solvente, non si vende in Italia perché è vietato, ma si vende in quasi tutto il resto d'Europa, di solito dall'Olanda. Ovviamente, essendo un solvente, viene venduto nelle bottiglie da solvente che sono di mezzo litro minimo. Quando qualcuno l'ha ordinata perché voleva fare quello che si deve fare, spalarsi per queste 2 ore dove si perde la memoria, così dicono, la finanza ferma, fa l'analisi e dice: sei stato fermato con mezzo litro di sostanza, hai 57.000 dosi. Quindi non è uso personale, hai 57.000 dosi, sei un grande spacciatore. Mettiamo e ti chiede 20 anni. Allora, tu ti trovi a spiegare al giudice, guarda, questo è un solvente, serve per lavare la macchina, non sono 57, ma la legge dice questo. E quindi si parte da una richiesta di pena mostruosa, abnorme, dove si
presume che sei uno spacciatore, perché è normale che tu non puoi consumare 57.000, cioè non si sono posti il problema della vendita, che siccome è un composto tipo il Vinavil, non puoi venderlo nelle, come in microcapsule. Ci si scontra con questo. E però c'è da dire che c'è un nuovo indirizzo, c'è un indirizzo giurisprudenziale che mi fa cominciare a pensare che esiste una, diciamo, chiamiamola, è un termine estremamente positivo, una depenalizzazione di fatto. Non è così, perché abbiamo visto anche adesso con i raccontini che non è così, ma ci sono state le prime sentenze di assoluzione al Tribunale di Milano per la coltivazione domestica, ci sono state le prime sentenze su questo GBL, in due tribunali abbiamo avuto l'archiviazione, per esempio Bologna e Verona, mentre alcuni tribunali del sud invece condannano, quindi non c'è unicità nell'orientamento giurisprudenziale. Però si vedono dei barlumi all'orizzonte. Diciamo che la nuova generazione di giudici tende a essere molto meno intransigente della vecchia. Io ho visto, quando parlo con il cliente di 65 anni e gli dici GBL, fa la faccia di dire: ma che pervertiti! Invece, se parli con il PM di 29 anni che si è fatto le calde fino a 5 anni prima, probabilmente anche dopo, cioè, al concerto di Bob Marley dell'80, a un concerto reggae al Circo degli Artisti, poi lo incontri la mattina, lo guardi, sì, dottore, e ti dice: vabbè. Ora, questo fa ridere, ma a me non fa molto ridere, perché quando la legge è così grave, è così, non si può lasciare all'indirizzo del singolo giudice, lascia un potere alla magistratura che non si può lasciare, perché lui ha il potere di sbatterti per 20 anni in galera. Ora, io ovviamente riduco, perché il PM chiede, il GIP, cioè c'è tutto un profilo, non mi sembra il caso di adesso di spiegare tutto il profilo. Quindi a questo punto io vedo un nuovo indirizzo, sì, anche con la sentenza della Corte Costituzionale di novembre sulla recidiva, finalmente è intervenuta su questa. Sì, l'ho spiegato poco fa, che è intervenuta su questa assurdità. Vedendo questi indirizzi, vedendo anche la cosiddetta, in un termine che a me fa venire le bolle, la società civile, che comunque ne parla, io credo che i tempi siano maturi per iniziare un discorso antiproibizionista, sia nazionale sia italiano, un po' più coordinato, perché io non voglio rifarmi, vorrei soltanto accennare all'intervento di Marco, quello che ho detto tu prima, sui problemi di democrazia del partito, visto che facciamo parte, ma sono discorsi che a me non appassionano, anche perché io sono qui con l'onestà delle mie idee, secondo me qui possiamo fare delle cose, ora chi c'è, tutti insieme è meglio, se siamo in pochi, saremo pochi ma determinati. Io spero che l'ARAD in quest'anno possa rimettersi in piedi, perché merita sia la storia d'Italia, sia la storia dell'ARAD stessa, sia tutto il movimento antiproibizionista, ha bisogno di una testa di ponte. Grazie.